Avvocato Antonetti, c'ero quando Gianni Chiodi e l'allora assessore Mauro Di Delmaso coniavano il modello Teramo, no? Poi sono passati degli anni, è passato del tempo, sempre da quella sponda politica nasce però lo smodello Teramo, datato 2024. È così che hai praticamente classificato la gestione di questo governo comunale. Sì, ovviamente non nasce come un futuro radioso, nasce come una fotografia di una situazione in città di grande difficoltà, di grande crisi, di poche prospettive, di annunci, autocelebra annunci non veri, autocelebrazioni, selfie, casa del Mulino Bianco, atmosfera fantastica, quando invece i dati smentiscono e ho fatto un elenco di 30-35 questioni che sono sul piatto della bilancia che rendono questa città ferma a fronte di annunci spropositati. Quindi io ritengo che questo, che sarebbe secondo il sindaco Alberto, il modello d'Alberto Teramo, da esportare, peraltro con una definizione di vittoria in queste campagne elettorali, francamente, che poco si addice alla realtà dei fatti. C'è stata una netta affermazione del centrodestra, il centrosinistra nella provincia di Teramo ha prevalso per 502 voti, ma se dobbiamo parlare di un modello, allora parlerei di un modello Mariani Pepe, che hanno preso in due 15.000 voti a fronte dei 4.800 che ha preso la punta di diamante della politica teramana, cioè il vice sindaco Cavallari. E allora stiamo sui fatti, io lo ritengo uno smodello, perché non può essere né esportato e non può essere un esempio. Qui non possiamo continuare a prendere in giro i cittadini con cose che non avvengono, con lavori che vengono annunciati come finiti, come iniziati, e non è niente vero, e questo è smentito dai fatti e dall'iter complesso che ancora deve accompagnare tantissime di queste opere. Poi troveremo l'ipogeo fermo, troveremo che la casa del municipio è ferma, il museo archeologico è fermo, troveremo altre questioni, lo stadio, le scuole, la San Giuseppe che ancora deve partire ma non parte, nonostante gli annunci. Insomma, così non si va avanti. Teramo merita di più, merita, e i teramani meritano di più. Io un anno fa sono stato investito di un onore, quello di rappresentare una parte di questa città, una gran parte di questa città. E oggi ho voluto anche dare questo segnale che al di là dei partiti noi rappresentiamo ciò che non vuole più questo tipo di Teramo, che non ha un futuro, non ha strutture e che non può cercare di esportare quando noi assistiamo l'Aquila che diventa capitale, città capitale della cultura 2026, Pescara nel 2024 a settembre ospiterà il G7, Chieti ha degli insediamenti industriali di grandissimo profilo, sempre più importanti. Ci sarà un aeroporto intercontinentale e noi facciamo 1.300.000 euro per fare concerti e per fare piccole competizioni. Posso soffermarmi per un minuto, solo per esigenze Sì. tecniche, su un aspetto politico che lei ha toccato in conferenza stampa, non citando Di Marcantonio, ma facendo riferimento a lui. Cosa voleva dire lei con quel passaggio? Con quel passaggio ho voluto dire che evidentemente sento nell'aria che queste posizioni, questo che noi diciamo ormai da tempo, comincia a essere anche un pensiero dei consiglieri di maggioranza, che sono persone intelligenti, che si rendono conto che questo sistema non può continuare così. E allora questo clima ripeto, no, dove tutto è perfetto, vogliamoci tutti bene, si vogliono tutti bene, in realtà non è così. E il sindaco, non lo so, adesso, d'altronde se c'è esigenza di fare un rimpasto dopo un mese, dopo un anno di amministrazione, un rimpasto anche importante sembrerebbe, vuol dire che ci sono delle problematiche, che tutta questa perfezione non c'è ed è riconosciuta proprio dalla maggioranza. Perciò questo passaggio è importante perché è un passaggio che dà conferma di quello che noi diciamo, che non è strumentale, ma è la verità. E allora io dico, ma il sindaco parla con Mariani? Per questa giunta nuova, Valdo di Bonaventura passerà con Azione o Azione passerà con Valdo di Bonaventura e il sindaco d'Alberto? E ce ne sono anche altri di questi temi molto, molto pregnanti. E allora questa triste storia ne vedremo nei prossimi giorni, però io penso appunto che il nostro compito è quello di vigilare e di far sì che si cambi passo assolutamente, perché Teramo e i teramani meritano di più.